Sono sconvolta. Oh mamma. Perché ha fatto tutto questo? È troppo da accettare in un solo giorno. E non è tutto. Non ce la fa. Natalie, tutto bene? Ciao, io sono Diego e lui è Sebastian. Nei prossimi mesi ci imbarcheremo in una fantastica avventura in giro per la Colombia per scoprire la verità su alcuni rapporti online. Per l'amore in Colombia! Andiamo! Saremo testimoni di storie importanti. Mi sono innamorato di lei. Perché mi sono innamorata di te. E affronteremo cocenti delusioni. In due minuti ho perso tutto. Troppo bello per essere vero? Se non vuoi proseguire, va bene. Quali segreti si nascondono in rete? No, mi spiace, non ce l'ho. Potete essere sicuri che Sebastian e io scopriremo tutto. Se sta mentendo, lo scopriremo. Spero che sia davvero lei. Voglio la verità. Perché non è meglio una dura verità... Ciao, come va? Invece di una comoda bugia. Ci hanno scritto dalla Spagna. Io ho ricevuto mail da Houston, Texas e persino da Miami. Ci hanno visto anche lì. E in Europa sì. Vedono il programma con i sottotitoli. Vediamo da dove arriva questa mail. Ciao. Oggetto, il giorno in cui finalmente dovevamo incontrarci è tornato nel suo paese. Iniziamo male già con l'oggetto. Mi chiamo Natalie, ho 23 anni e vivo a Bogotà. Un anno fa ho ricevuto una richiesta di amicizia su Facebook da parte di un uomo di nome Alexander Kamarazov. Abbiamo iniziato a chattare e 15 giorni dopo ci siamo messi insieme. Ah, che velocità, vero? Lui è russo. Ah, adesso sì che capisco. Volevo chiedere di che origine fosse il cognome. Però vive o viveva a Bogotà. Siamo molto innamorati. Ogni volta che sento la sua voce, sento le farfalle nello stomaco. Vabbè, non ci posso credere. Che paura, sì. Che paura. Abbiamo cercato di vederci molte volte, ma è sempre stato molto impegnato col lavoro. Un giorno però ho trovato il coraggio di dirgli che non volevo andare avanti in questo modo, quindi ha accettato di incontrarmi. Ci siamo dati un appuntamento, ero molto emozionata, ma prima di uscire di casa ho ricevuto un messaggio in cui mi diceva che suo fratello era scomparso in Russia. Cavolo. E che doveva andare a cercarlo. È tornato nel suo paese e da allora non l'ho più sentito. Ho bisogno di sapere se sta bene, se gli è successo qualcosa o se in verità non esiste. Spero che possiate aiutarmi. Ma come cavolo è possibile che uno scompaia così? E subito prima di incontrarla. Chiamiamola e chiediamola a lei. Chiamiamola. Ciao Natalie! Ciao, come state? Muy bien, tu come stai? Bene, grazie. Dove ti trovi in questo momento? Sono al lavoro. Sono l'amministratrice di un negozio. È un luogo dove le persone che non hanno mezzi vengono per utilizzare internet. Che bello. Natalie, abbiamo appena letto la tua mail. Perché hai deciso di scriverci? Ho una relazione online da un anno. E lui come si chiama? Alexander Kamarazov. Mi sono innamorata della sua dolcezza, del suo carattere e del suo aspetto. Ti sei innamorata più del suo aspetto o delle sue parole? Di entrambi. Parole e aspetto sono la combinazione perfetta. Esatto, è l'uomo ideale. Quanto eravate distanti? Come mai non siete mai riusciti a vedervi di persona? Lui vive nel nord. Io vivo, lavoro e vado all'università a Kennedy. Viviamo ai due capi del paese. E dimmi, Natalie, che cosa ti ha detto quando avete deciso che vi sareste incontrati? Mi ha detto, ok, sono pronto per incontrarti. Avremmo dovuto vederci il venerdì. Lui mi ha detto che sarebbe venuto a prendermi e che non c'erano problemi. Quella notte non sono riuscita a dormire. Il giorno dopo mi sono stirata i capelli e mi sono fatta tutta carina per lui. Da quel giorno non so più niente.
Natalie, direi di incontrarci. Vorremmo conoscerti e vederci di persona. Perfetto. Ti mandiamo un bacio. Mua. Ci vediamo presto. Va bene, statemi bene. Sai cosa vorrei fare quando la vediamo? Vorrei sentire la voce di quell'uomo per capire se veramente è russo. Vai alla grande con le ragazze russe, no? Certo. Voglio vedere in faccia l'uomo che si è inventato di dover partire per la Russia all'ultimo secondo. Certo, magari ha detto la verità, eh? Cavolo. Sono proprio curioso. Andiamo a conoscere Natalie. Mi sembra che Natalie parli apertamente della propria relazione. La affronta con coraggio. Natalie, come stai? Bene. Come stai? È un piacere conoscerti, accomodati pure, per favore. Abbiamo voluto incontrarti per conoscerti meglio. Vivo con mio padre e mia madre, studio alle scuole serali, amministrazione sanitaria. Il tuo sogno è lavorare in questo ambiente? No. E qual è? Prima volevo fare la religiosa. Ah. Scusa, in che senso religiosa? La suora? La suora, sì. Volevi fare la suora? Sì, volevo fare e la perché? Suora. Perché mi piace molto tutto quello che mi porta ad aiutare gli altri. Ho iniziato il percorso, ma poi mi hanno detto che avrei dovuto lasciare la mia famiglia e andare in seminario, quindi ho deciso di non farlo. Natalie, la gente ti prendeva in giro per la tua decisione o no? Mi prendevano in giro spesso. Mi dicevano, hai visto perché non hai un ragazzo? Sei sempre cavolo. Single. Ci sono due collegi maschili vicino alla tua scuola e tu non trovi un ragazzo? È già passato un mese da quando Alexander è scomparso. Che dici, ti manca? Sì, mi manca molto. Era la persona con cui parlavo la sera, la mattina e durante il giorno. Quindi ti manca davvero tanto? Molto? Esattamente. Vorrei che ci mostrassi qualche sua foto, quelle che ti ha inviato, e vorremmo anche sentire la sua voce. Come stai? Voglio dirti che mi piace parlare con te. Tengo moltissimo a te. Sei una persona bellissima, molto difficile, ma anche davvero incredibile. Ti mando un grande bacio, un abbraccio. Ti penso. Stammi bene. Sembra un robot. Sì, ha un accento strano. Però usa anche termini molto complessi, pronunciati male. Lo trovo davvero sospetto. Natalie, puoi mostrarci qualche sua foto, per favore? Carino, vero? Fa il modello, per caso? Fa lo psicologo. Dobbiamo metterci al lavoro per capire cosa sta succedendo, perché è scomparso, se è colombiano o russo. Per piacere, mandaci il profilo il suo profilo di Facebook e il numero. Va bene. Va bene? Grazie mille, Natalie. No, grazie a voi per l'aiuto. Figurati. Ci sentiamo presto. È stato un vero piacere. Credo che sia la prima volta in cui alla vittima non importa se il catfish sia quello della foto. Dà davvero grande importanza ai sentimenti questa ragazza. Almeno così pare. Natalie ci ha mandato la mail con i dati. Iniziamo chiamandolo. Se abbiamo il suo 3, numero. 3, 2, 4, sì. 3, 3. Risponde la segreteria telefonica. Prova a richiamare. Deve rispondere, perché non farlo? Non c'è motivo per non rispondere. Risponde la segreteria telefonica. Lasci un messaggio dopo il segnale. Alexander, come va? Siamo Diego e Sebastian di Catfish Colombia. Vorremmo metterci in contatto con te. Se puoi, richiamaci a questo numero. A presto, grazie, ciao. Da dove cominciamo? Iniziamo con Facebook. Ok. Alexander Kamarazov. No, no. Che ne pensi di queste foto? Dai, quel tipo... Quel tipo è un modello, guardalo. Ma non sono le stesse foto che ha mandato a Natalie? Esattamente. Visto che siamo già su Facebook, prova a mandargli un messaggio. Ciao, sono Diego di Catfish Colombia. Ti stiamo cercando perché vorremmo metterci in contatto con te. Invia.
Vive a Bogotà, è di Mosca. Ha studiato psicologia all'università di Stalingrado. Dice che ha iniziato nel 1994. E ha 30 anni? Sì. Nel 1994 io ero in quarta elementare. E tu hai 30 anni? E io ho 30 anni. Quindi vuol dire che ha iniziato l'università a 9 anni. Deve essere un genio. Ecco la prima bugia. Iniziamo bene. Le informazioni del profilo corrispondono a quello che ci ha raccontato lei, vale a dire che lavora per la... Perché non proviamo a chiamarli e a chiedere? Va bene. 564-0473. Scusi per l'attesa, con chi parlo? Sono Diego di Catfish Colombia. Stiamo cercando un uomo di nome Alexander Kamarazov e vorremmo sapere se ha mai lavorato o se lavora per la... Mi dia un minuto per controllare. Alexander Kamarazov. Non ho nessun nominativo simile tra i nostri impiegati. Gentilissimo, grazie per l'informazione. Non lavora e non ha mai lavorato lì. Proviamo a fare una ricerca con le immagini per vedere cosa troviamo. Vediamo chi è. Oh, eccolo. Marat Safin. Marat Safin. Certo, è un tennista. Un tennista, guarda qua. Ricerca ultimata. Oh, cavolo. Hai visto? Quest'uomo, il tennista, ha 35 anni, è di Mosca, in Russia, ed è quello della foto. È veramente incredibile. No. Quindi non c'è niente di vero. Sono solo bugie. E quindi chi sarà? Questa è la domanda. Guarda, ci ha risposto. Ti ha risposto? Alexander Kamarazov mi ha risposto su Facebook. Leggiamo subito. Ha scritto in russo, vabbè. Mettilo nel traduttore. Sono in Russia in questo momento, non posso aiutarvi. Quindi continua a sostenere di essere in Russia perché ha avuto un'emergenza relativa al fratello. Per me è assurdo che abbia risposto in russo. Ora gli rispondo in russo. Non vuoi raccontare la verità a Natalie? Esatto. Questo è lo spagnolo e questo è il russo. Bravo. Perfetto, inviato. Adesso dobbiamo chiamare Natalie per incontrarla. Dobbiamo raccontarle tutto. Già. Pronto? Ciao Natalie. Abbiamo fatto quello che ti avevamo detto che avremmo fatto, vale a dire indagare per scoprire la verità. Mm-hmm. E domani vorremmo incontrarti per dirti quello che abbiamo trovato. Va bene. Ok, Natalie, stammi bene. Così tante bugie scoperte in un solo momento e lei ci ha creduto per un anno intero. Dicen que nadie muere de amor, dicen que nadie muere de amor, pero no sé vivir si tú no estás aquí. Y yo aún no entiendo. Ciao Natalie. Ciao. Come stai? Bene. Ciao Natalie. Ciao. Come stai? Accomodati pure. È arrivato il momento di dirti alcune verità. Di vedere se alcune delle cose che ti ha detto e mostrato sono vere oppure false. Ti ha mai detto di essere stato un bambino prodigio? O una cosa del genere? Perché guardando il suo profilo, sembrerebbe che sia andato all'università a 9 anni. E questa è la prima bugia. Ti ha detto che lavorava come psicologo per la... Sì. Li abbiamo chiamati. E non conoscono alcun Alexander Kamarazov. Sono sconvolta. Ma cavolo. Tutte bugie. Mi ha preso in giro per un anno. Perché ha fatto tutto questo? È troppo da accettare in un solo giorno. E non è ancora tutto. Abbiamo usato un motore di ricerca di immagini e non è ancora tutto. Abbiamo usato un motore di ricerca di immagini e l'uomo delle foto non è lui. E quindi l'uomo nelle foto non esiste? Sì, esiste. Ed è russo. Ma è un tennista. Un professionista. Molto noto. Marat Safin. Sì. Posso andare in bagno? Certo. Poi.
povera. Natalie, tutto bene? Sì, tranquillo, grazie. Sicura? Sì, tranquillo. Ok, noi siamo qui. Tutto bene? Sì, grazie. Cosa ti dice il cuore? Ho il cuore infranto per tutto questo. Troppe cose. Non mi fiderò mai più di nessuno. Voglio solo sapere a che scopo mi ha presa in giro. Ciò che ti possiamo promettere è che troveremo la persona con la quale parlavi. Ma dovrai aiutarci. Chi potrebbe essere? Chi può volere il tuo male? Chi potrebbe volerti far soffrire? Hai dei nemici? Non riesco a pensare a nessuno che sia così cattivo. Ieri ci hai parlato di tua cugina. A mia cugina piace fare scherzi, ma non è in Colombia in questo momento. In che senso non è in Colombia? Dov'è? È in Argentina. E quando è partita? Sarà più o meno un anno. Da quanto ci hai detto, ti prendeva in giro perché non avevi un ragazzo. Sì, mi prendeva in giro spesso. Prova a pensare anche tra le persone con cui lavori o con cui studi. Nel mio lavoro precedente, i colleghi mi prendevano in giro spesso per un ragazzo, non so... Chi era? Si chiama Miguel Angel. Diceva che gli piacevo, ma io non gli ho mai dato corda. Beh, potrebbe essere lui. E chi altri? Potrebbe essere. Devi mandarci queste informazioni. Ho bisogno di sapere chi è e perché lo sta facendo. Noi indagheremo e ti terremo informata, ma tu mandaci queste informazioni. Certo. Bene. In questo momento abbiamo due possibilità. La prima è che si tratti di qualcuno che è innamorato di lei. La seconda è che sia una persona che le sta facendo un brutto scherzo. Certo, ma mi sembra una coincidenza troppo grande che sua cugina sia all'estero proprio da un anno. È vero. È già arrivata l'email di Natalie con le informazioni e i contatti. Mettiamoci al lavoro allora. Scrive: ciao, lo username di Skype di mia cugina è questo. Il suo nome su Facebook è bla bla bla. Non ho trovato il contatto di Miguel, però ho un'amica di nome Leila che lavora con noi. Magari lei ha il suo numero, si chiama Miguel Nunez. Chi chiamiamo per primo? La cugina. Ciao. Ciao Vanessa. Ciao, come stai? Sono Diego di Catfish, ti chiamiamo perché stiamo cercando di aiutare tua cugina Natalie a scoprire chi è la persona che dice di chiamarsi Alexander Kamarazov. Abbiamo già scoperto che non è la persona che dice di essere. Tu ne sai qualcosa? So solo quello che Natalie mi ha detto. So che è il suo fidanzato. Natalie ci ha detto che tu spesso l'hai presa in giro perché desiderava farsi suora. Io non sono mai stata d'accordo con l'idea che si facesse suora. Però non l'ho mai presa in giro o le ho detto cose tipo non ci pensare nemmeno, mai. Sai chi è Alexander Kamarazov o sei tu che ti nascondi dietro il suo profilo? No, la verità è che non sono io e che non so chi sia questo Alexander. Noi siamo come sorelle e non farei mai niente di simile a Natalie. Natalie è una bellissima persona e non credo che possa avere dei nemici o qualcuno che le voglia fare una cattiveria simile. Non la merita. Ti crediamo, ok? Va bene, grazie mille. Grazie mille, un abbraccio, ciao. Sai che c'è? Io le credo. Quando una persona mente inizia a incasinarsi con spiegazioni complicate, ma lei è stata molto chiara. Adesso Leila. Dobbiamo contattare Leila. Esatto. Ciao, Leila. Ciao. Ti abbiamo chiamata perché Natalie ci ha dato il tuo contatto per farti alcune domande sul rapporto tra Natalie e Alexander Kamarazov. Tu ne sai qualcosa? No.
No, non so niente. Natalie ci ha detto che avete un amico comune che si chiama Miguel Angel. Ah, sì? Pare che lui fosse molto attratto da Natalie, è vero? Sì. Quindi potrebbe essere lui a nascondersi dietro al profilo falso, a quanto pare. Che io sappia, Miguel ha qualcuno, ha anche un figlio. Quindi direi di no, non credo. È sposato? Sì, certo. E ha qualcuno. Ha una relazione stabile con questa persona. Stiamo cercando di capire chi potrebbe mai fingere di essere un'altra persona per far soffrire Natalie. Sì, certo. Ti chiediamo di pensarci. Un abbraccio, Leila. Grazie Ciao. Mille. Ciao, Leila. E adesso che facciamo? Non lo so proprio. Abbiamo ricevuto un messaggio. È un messaggio di Leila. Dice: ragazzi, ho informazioni che potrebbero essere utili all'indagine. Ditemi dove e quando ci possiamo vedere, Leila. Perfetto, incontriamola all'hotel. Deve essere un'informazione molto importante, se vuole venire fino a qui. Venire fino a qui. O ci ha mentito e vuole dirci la verità. Però una di loro ci ha mentito, no? Sinceramente, in questo momento sono tutti sospettati. Esatto. Ciao. 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 Piacere di conoscerti, Sebastian. Come va? Come tutto andiamo? Bene? Mi sono ricordata che quando lavoravamo nel call center c'era un uomo di nome Hernan Rios e dava sempre fastidio a Natalie. Ma Natalie non gli ha mai prestato molta attenzione. A quel punto lui ha iniziato a mettere in giro voci. Che voci? Diceva che uscivano insieme, ma non era vero. Era lui che metteva in giro le voci? Era proprio lui a dire sto uscendo con Natalie? Con Natalie, sì. Com'era il loro rapporto? Erano colleghi di lavoro e basta. E adesso dove si trova? Sinceramente non ne ho idea. Hai qualche idea su come potremmo trovarlo? Potete chiedere al nostro ex coordinatore che si chiamava Mauricio Sierra. Hai il suo numero di telefono? Mm-hmm. 300-300. Leila, grazie mille per il tuo importantissimo aiuto. Okay. A presto. Grazie. Grazie. Alla prossima. A presto. Statemi bene. Grazie mille, grazie. Stammi bene. Grazie davvero. Ciao, a presto. E ora? Speriamo che Maurizio ci aiuti a incontrare Hernan Rios. Pronto? Pronto, Maurizio? Sì? Ciao, come stai? Sono Diego di Catfish Colombia. Stiamo cercando Hernan Rios. Hernan Rios? Non lo conosco. Conosco un Hernando Cárdenas Rios. Hernando Cárdenas Rios. E chi è? Ero il suo capo qualche anno fa. Maurizio, possiamo incontrarci? Sì, mandatemi il vostro indirizzo, così vi raggiungo. Bene. Bene. Perfetto, te lo mando subito. Bene. Grazie, a dopo. Diamo un'occhiata mentre aspettiamo. Prova a vedere se lo trovi. Hernando Cárdenas Rios. Aha. Dice Hernando Cárdenas Rios Alioshka. Alioshka? Quella Alioshka mi suona strano. Sembra una parola russa. Infatti, è proprio il dubbio che mi era venuto. E guarda queste foto. Che cos'hanno? Guarda che cosa ha in testa. È un colbacco, il tipico cappello russo per proteggersi dal freddo. Proviamo a chiamare Leila e mandiamole queste foto. Così almeno ci dirà se l'Hernan Rios di cui ci ha parlato è questo tal Hernando Cardenal Rios. Leila, ti mando le foto. Ecco che risponde. Ah sì, è lui. Quindi si è confusa. Ricordava Hernan Rios, ma era Hernando Cardenal Rios. Adesso non ci resta che aspettare Maurizio, parlare con lui e vedere se effettivamente c'era questo strano rapporto di cui ci parlava Leila tra Hernando e Natalie. Ma se è lui, perché non gli mandiamo un messaggio? Immediatamente. Ciao Hernando, siamo quelli di Catfish Colombia. Stiamo girando una puntata e vogliamo cercare di aiutare Natalie Flery. Sai qualcosa di un uomo che dovrebbe essere russo di nome Alexander Kamarazov? Grazie. Bene, inviato. Aspettiamo che risponda. Grazie per essere venuto, Maurizio. Abbiamo davvero bisogno di te. Ti abbiamo cercato perché vogliamo aiutare Natalie Flery. Sei stato il suo capo, non è vero? Sì. Abbiamo parlato con Leila, che ci ha raccontato di un certo Hernan Rios, che adesso sappiamo essere Hernando Cárdenas Rios. Sì, ero il suo capo.
Ok. Per questo posso descrivervi il loro rapporto. In ufficio c'erano sia Natalie che Hernando. Com'era il rapporto di Hernando con lei? Lavoravamo in un call center con molte persone. Un giorno sono andato al bar e li ho visti. Stavano facendo una pausa e sembravano molto, molto intimi. Ma è tutto qui, non so altro, non li ho mai visti, che si tenevano per mano o cose simili. Insomma, mai visto. Maurizio, tu credi che Hernando potrebbe essere capace di fingere di essere quest'uomo russo? Io non lo so, è una persona strana. Perché? Perché era molto estroverso, un vero personaggio, capisci? Dobbiamo metterci in contatto con lui. Puoi darci il suo numero di telefono o chiamarlo per noi? Ho il suo numero di telefono, ma non sarebbe corretto darvelo, capite? Non vogliamo accusarlo di niente, ma potrebbe aiutarci a trovare quella persona. Potremmo chiamarlo e metterlo in viva voce. Gli dico che sono con voi, chiamiamolo. E che gli dovete fare un paio di domande. Sì, sì. Questo lo possiamo fare, sì, è giusto. Perfetto. Perfetto. Eccolo. Pronto? Pronto? Come va, Maurizio? Hernando, dove sei? Sono arrivato a casa in questo momento. Bene. Senti, sono qui con alcuni amici che vorrebbero farti alcune domande. Sono di Catfish e sono qui davanti a me. Solo un paio di domande. No, 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 non voglio parlarci. Non so chi siano e mi hanno mandato dei messaggi strani su Facebook. Non ne voglio sapere. Va bene, non importa. Ok, ok, ok. No, no, Maurizio. Ci sentiamo presto, va bene? Un abbraccio, ciao. Ciao. Va bene. A presto. Ti saluto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ci tiene alla privacy? Mi sembrava spaventato. Facciamo una cosa. Noi abbiamo il numero di telefono di questo presunto Alexander Kamarazov, ok? Noi te lo facciamo vedere. Dici se è lo stesso. Va bene. 312 324 33. È suo. Sì. È il numero che hai appena chiamato. Beh, sembrerebbe, perché ha detto: guarda, mi hanno dato questo numero dicendomi che mi stavano cercando. Ci avrei giurato. Maurizio, dove vive? Aiutaci, Maurizio. Insisto, non è per noi, è per Natalie. Per favore. Ok, d'accordo, ve lo dico. Sì, ti prego. Carrera 50, al 33, 27, 27... Al 33. Grazie mille davvero. Grazie mille, perché quello che hai appena fatto ci aiuterà a scoprire la verità. Questo è quanto. Bene, fatemi sapere se vi posso aiutare ancora. Perfetto, se abbiamo bisogno ti chiamiamo, va bene? D'accordo. Va bene. Grazie mille. A presto. Grazie Maurizio. A presto. Hernando sta facendo qualcosa di spregevole. E solo per cattiveria. Se Hernando accetta di parlare con noi e dice: voglio spiegare ciò che ho fatto, posso anche accettare che l'abbia fatto per amore. Natalie è stata molto dolce. Ha detto: potrei perdonarlo, ma non so se riuscirei a proseguire con la relazione. Deve essere qui. Ciao. Ciao. Hernando? Ciao. Ciao. Hernando? Sì? Ciao, molto piacere. Sì. Io sono Diego. Cosa ci fate qui? E lui è Sebastian. E questa è la troupe di Catfish Colombia. Cosa volete? Vorremmo parlare soltanto un po' con te. Vi ho già detto di no. Non voglio. Conosci Natalie? No, non voglio rispondere. Vi ho già detto Sei di no. Sei tu Alexander Kamarazov? Non risponderò a nessuna domanda. Come avete fatto a scoprire il mio indirizzo? Perché siete qui? Chi vi ha dato il mio indirizzo? Non sapete che potrebbe essere pericoloso? Aspetta un attimo, non chiudere! Che aggressivo.
Riproviamo. Vi ho già detto di andarvene. Ascolta, Hernando. Non voglio parlare con voi. Andatevene, per favore. Se non hai niente da nascondere, non preoccuparti. Dammi retta un attimo solo. Soltanto a me. Un secondo. Solo tu. Va bene. Senza telecamere. Va bene, parliamo. Entra. Sei tu Alexander Kamarazov? Sei tu? Sì, sono io, Alexander. Purtroppo lei pensa che io sia l'uomo perfetto, alto, con un bel corpo, occhi verdi e soprattutto pieno di soldi. Non cerca l'amore. Secondo me cerca un uomo che la mantenga e nient'altro. Questo è tutto. Ok. Sebastian può rimanere? Hernando, Sebastian. Come va? Tutto bene? Il rischio che corri parlando con Natalie e dirle la verità è che lei si renda conto che Alexander Kamarazov non sia l'uomo delle foto e di cui è molto innamorata. Ma okay. Ci ha già detto che è disposta a perdonare. Questa è la sua versione. Credo che non ci sia situazione migliore di questa. Parlare con Natalie non è facile. Però ci puoi provare. Come stiamo aiutando Natalie, possiamo aiutare anche te. Non lo so. Mentire a questo modo è una cattiveria. Ovviamente sei l'unico che le può dire la verità. Noi non le diremo nulla per il momento. Beh, sì, che cosa ho da perdere? Fissiamo un appuntamento con Natalie. Ci vediamo più tardi alla biblioteca Virgilio Barco. Va bene. Alle 3 di pomeriggio. Grazie. Grazie, grazie mille. A voi. Davvero. Grazie. Va bene. Sei stato molto coraggioso. Va bene. Ne varrà la pena, fidati di me. Ok. Ciao Natalie, come va? Sono Sebastian di Catfish. Ciao Sebas. Natalie, ascolta, dobbiamo dirti un po' di cose. Vorremmo sapere se hai tempo per incontrarci adesso. Sì, senza problemi. Sono a Salitre adesso, ma torno indietro, senza problemi. Va bene, allora siamo di strada. Passiamo noi a prenderti, così andiamo insieme. Sì, sì, va bene. Bene, ci vediamo tra poco. Ciao. Natalie! Ciao! Come stai? Ciao, Natalie! Come stai? Mua. A cosa stai pensando? Che cosa ti passa per la testa? Sono... molto triste e al tempo stesso molto curiosa. Molto curiosa. Voglio davvero sapere chi sia e che cosa vuole da me. Da qui vediamo ovunque, che arrivi da un lato o dall'altro. Ciao Natalie, sai chi sono? Sì. Sono Alexander. E perché ti sei nascosto? Perché non ti sei fatto avanti come te stesso? Ti sarei piaciuto? Pensaci bene. Non era tutta una bugia, solamente la parte esteriore. Se già ti odiavo prima, adesso ti odio ancora di più. Perché mi odiavi? Cosa ti ho fatto di male? Perché in ufficio mi hai sempre messo in difficoltà. Mai. Beh, quello che dicevano tutti. E io ho sempre creduto alle mie amiche su certe persone. E riguardo ai pettegolezzi, non credi che sarebbe stato meglio confermarli? No.
Tu sei una persona della quale non ci si può assolutamente fidare. Hernando, tu dici che i sentimenti e ciò che hai detto indossando la maschera di Alexander Kamarazov erano veri, giusto? Era tutto vero. I sentimenti di Alexander sono i tuoi. Certo. E perché ti sei nascosto dietro ad Alexander? Perché volevo darle una piccola lezione. Le persone non sono solo ciò che appaiono dal fuori. Le persone hanno un cuore. Io sono come sono e non cambierò solo perché tu o altri mi dite di farlo. Perché l'hai fatto? Noi uomini abbiamo un ideale di donna. Alta, bionda, 90, 60, 90. Le donne hanno un'idea di un uomo ricco, alto, atletico, con un bel viso e gli occhi verdi. Non apparteniamo a quell'ideale, non siamo come la società ci vuole. Avrei dovuto essere io a prendere la decisione di voler o non voler frequentarti. Non dovevi ingannarmi così. Non credo di avere fatto niente di grave o di sbagliato. Cercavo solo l'amore. Uno, io non volevo il tuo amore. Due, non ti ho mai amato. Tre, noi due non siamo mai stati insieme, no? Se ci fossero più persone come me, che amano, rispettano e si prendono cura degli altri, non ci sarebbero tante persone come te. Vorrei darti un regalo. È tuo. Non lo accetto. Hai visto che lo vuoi? Non lo voglio, grazie. Andiamo. Davvero? Andiamo, davvero. Vieni con noi, andiamo. Tranquilla. Quanto tu me diste e perché ora sto qui. Facciamo tutto quello che vuoi e che ti fa sentire a tuo agio. Vogliamo che tu faccia quello che vuoi. Credo che sarebbe utile se parlaste domani o in un altro momento. Tu ci hai detto una frase che non abbiamo dimenticato, vale a dire lo potrei perdonare. Credo che sarebbe utile se parlaste domani o in un altro momento. Tu ci hai detto una frase che non abbiamo dimenticato, vale a dire lo potrei perdonare. Va bene. Sì. Hernando, credo che sia giusto lasciare che ne parliate. Ha detto che è d'accordo nel farlo. Certo, certo. Non ho perso la speranza. Ci spero ancora. Allora ti facciamo sapere quando potrete incontrarvi, va bene? Grazie, grazie. Tieni questo fino a domani. Certo. Grazie, grazie per essere venuto. Natalia, cosa pensi? È bello che qualcuno provi dei sentimenti per me, anche se è una persona con la quale non andavo d'accordo. Se non ci fosse stato un passato tra voi due, l'avresti accettato? No. Quindi, se fosse arrivato qualcuno più attraente di Hernando, che cosa sarebbe successo? Avrei avuto la stessa reazione, perché sarebbe stata una menzogna, anche se fosse stato, non so, l'uomo più bello del mondo. Pronto? Ciao, come va? Sebastian, ti sto passando a prendere, poi andiamo a prendere Hernando. Perché andiamo a prendere Hernando? Perché prima che si veda con Natalie, vorrei fargli delle domande senza che ci sia anche lei. Perché non ci dividiamo? Tu vai a parlare con Hernando. Sì? Così ti togli i tuoi dubbi e io passo a prendere Natalie e poi ci incontriamo tutti insieme. Ok. Ciao. Come va? Andiamo? Il tuo regalo? È qui. Perfetto.
Come ti sei sentito quando l'hai vista e quando avete iniziato a parlare? Durante il confronto mi sono sentito piuttosto nervoso. Lei sa essere molto gentile, però solo su quello che vuole lei. Evidentemente con me non vuole. Lei pensa che tutto quello che le ho detto sia stata una menzogna, ma non è così. Io le ho sempre detto la verità. Le ho detto ciò che provavo. Oggi è un altro giorno. Dopo la rabbia che hai provato ieri, oggi cosa pensi? Per ora voglio solo riuscire a fargli delle domande, ad ascoltarlo, sentire le sue ragioni. Quale potrebbe essere una ragione valida per poterlo perdonare? Forse che l'abbia fatto perché mi vuole bene. Non dico per amore, perché questo non è amore. Quando ami qualcuno non faresti mai qualcosa di simile. Perché Russo? Sono un appassionato di Russo. Mi piace tutto ciò che ha a che vedere con la Russia. Perché hai scelto quel tennista per dare un'immagine? È uno dei miei russi preferiti. Senti di essere insicuro riguardo al tuo aspetto? Ho provato a creare un'immagine molto bella, molto affascinante. Come io in realtà mi vedo dentro. Quando i sentimenti sono diventati più intensi, quando avete iniziato a provare qualcosa l'uno per l'altra, avete iniziato a provare amore? Vi siete detti ti amo? Sì. Io non ho mai detto che stavamo insieme. Mai. Era lei che voleva innamorarsi del principe azzurro. Allora perché l'hai creato? Insomma, è successo tutto perché tu hai creato la situazione. Io ho solo creato un principe. Tutto qui. Non ho fatto innamorare la principessa. È molto complesso perché ti ha fatto provare tutti quei sentimenti e la situazione è del tutto diversa, perché non è lui quello delle foto. In fin dei conti, la domanda è di chi eri innamorata? Se una persona ti ama così come sei, semplicemente per te stesso. Spero che abbia superato i preconcetti su di me e che mi dia una possibilità. Eccola. Ciao, Natalie. Come va? Bene. Tutto bene? Sì. Guarda chi c'è. Ciao, Natalie. Come va? Bene. Ok, adesso vi lasciamo. Approfittate del tempo che avete. Ricordati di quello che ci siamo detti, ok? Se hai bisogno di qualcosa, grida. Quando mi ha impedito di conoscerti, ho cercato di superare questo ostacolo. Beh, sì, che cosa ho da perdere? E ho cercato di capire chi si nascondeva dietro. So che, in un certo senso, ho sbagliato. Ma ho provato a farlo nel modo più delicato possibile. Quindi questo è il motivo? Ok. Tu dici che io ho messo in giro dei pettegolezzi. Che pettegolezzi avrei fatto? Qualcosa che hai scritto sulla pagina di Viviana. Le hai detto che si era guadagnata il posto con dignità. Hai scritto quel commento e da quel momento è cambiato tutto. Ti ricordi perché ho scritto quel commento? Credo perché io ero furiosa che lei avesse ottenuto il posto, dopo aver passato le mie stesse prove. Solo che lei ce l'ha fatta e io no, ma io ero più brava di lei. Mi hai già risposto, non voglio più parlare del passato o del call center, perché tutto è ormai superato. Ti perdono e accetto le tue scuse, ma non voglio più avere niente a che fare con te, niente. Io voglio fare una cosa. Vorrei che provassi a conoscermi davvero. Tu dici che non ti conosco, ma ti conosco e come. Sei una brava persona. Il profilo di Alexander non è molto diverso da chi sono veramente. Quel profilo rappresenta tutto ciò che ho dentro. Ricordi tutte le belle cose che ti ho detto? Erano vere.
Come hai detto tu, lavoravamo insieme, ma per me non esistevi. Eri come un mobile in ufficio, una parete, una sedia, tutto qui. E che io ti perdoni è una cosa, ma le tue bugie saranno sempre bugie. Ma non pensi che a volte il fine giustifichi i mezzi? No. Pensaci bene. No, non ci voglio pensare, non voglio. È un no totale. Con chiunque mi avesse fatto una cosa simile, io avrei reagito allo stesso modo. Chiunque si fosse presentato avrebbe ricevuto un no. Volevo darti un regalo, ma spero che per te sia un simbolo. Ok. Va bene, li accetto, perché mi hanno insegnato che i regali non si rifiutano, purtroppo. Per educazione e bontà li accetterò. Ti ho detto che ti perdono, ed è così, ma non dimentico le tue bugie. La verità è che per me, più lontano sei, meglio è. Ehi, andiamo? Sì, andiamo. Hernando? Grazie. A voi. Grazie mille. Grazie mille, ci vediamo. Pronta? Andiamo. Natalie, non c'eravamo. Che cosa è successo? Mi ha dato delle spiegazioni, ma non mi ha detto la verità. E non ti interessa restare amici, amici online o qualcosa di simile? Niente? No, niente, perché lui si illude molto facilmente. Ha continuato a provarci anche quando gli ho detto chiaramente di no, quindi spero che abbia recepito il messaggio. No. Che cosa significa per te questo regalo? Non significa niente. Non voglio nemmeno tenerlo. Nemmeno il peluche, cosa ci vuoi fare? Come lo chiamerai? Non so, come lo volete chiamare voi? Chiamiamolo... Nando. Chiaro, Nandino. Ciao Hernando! Ciao Diego, ciao Sebastian! Quindi come vanno le cose dalla fine delle riprese? Sto uscendo con una ragazza. Ottimo! È una persona fantastica. E con Natalie cos'è successo? Ci siamo persi di vista. Avrei voluto che mi desse una possibilità, ma è davvero troppo dura. Non mi ha dato davvero... speranza. E le cose come vanno per Alexander Kamarazov? Alexander è una persona che... vuole che Hernando stia bene e che trovi l'amore. Cosa pensi che abbia Alexander più di te? L'aspetto e i soldi. Non so se potete, ma vorrei 5 secondi per dire una cosa a Natalie. Sì, certo. Facciamo una cosa, ti registro col telefonino così lo facciamo vedere a Natalie. Sto registrando. Ciao, Natalie. Ciao. Come va? Tutto bene? Va tutto bene. Sei radiosa, sei felice. Hai trovato un fidanzato? No. E nemmeno su internet? No, nemmeno su internet. Natalie, com'è finita con Hernando? Raccontaci. Non l'ho mai più visto né sentito. Noi ci abbiamo appena parlato e abbiamo un suo videomessaggio. Lo vuoi vedere? Oh, mamma. Va bene. Eccolo. Ciao Natalie, spero tu abbia una bella vita, che trovi la persona che desideri e che quando la sceglierai non lo farai per il fisico o per i soldi. Se la sceglierai per ciò che ha dentro, per il suo cuore, per la sua mente, avrai trovato quello che importa veramente. Ecco, che ne pensi? È stato molto gentile, grazie mille. Un abbraccio e un bacio. Ciao. Ciao. Ciao.